Corrotti, arbitri venduti, ecco, la differenza la fa solo una cosa, che lei è stato intercettato. Il problema è questo. Vabbè, dottore, allora io non ho difesa, perché se lei pensa che io abbia detto, se lei ha detto, avrò mica dato un ordine. Sì. Una cosa, due gol annullati, un rigore. Sì, uno scanno. Ho chiuso l'arbitro nello spogliatoio e mi sono portato le chiavi in aeroporto. Mamma. Dovete dire ritiro della patente completa per quello che ha fatto. E sì, lo so. Ma ritiro, no, 10 punti, ritiro della patente. Sì, come no. Ok, ritiro della patente. Siamo subissati telefonate di me perché la Juventus ha avuto un torto gravissimo, quindi dobbiamo capire bene la portata di un arbitraggio così, ripeto, scandaloso come quello di Paparesta, per il quale molti telespettatori che ci hanno scritto hanno chiesto addirittura il ritiro della patente. Questo è il punto. Quando parliamo di un'organizzazione del diritto, è che dobbiamo legare ciascun episodio all'altro, ma io per cui la storia di Papa resta chiuso dentro, ma io chiamiamola così, si lega. Ma organizzazione, no, signor Monge, io voglio dire, noi siamo, no, peraltro in un... No, c'è un clima tenso qui dentro, no, c'è un clima di franchezza, però almeno, io mi sono sempre comportato come una persona seria, organizzazione, perché mi sembra di essere provenzano diventato. Vogliamo vedere altre cose? Vogliamo parlare dei suoi rapporti con gli ambienti istituzionali? Vogliamo vedere lei che cosa fa, signor Moggi? Ma io quali altri reati commette? Lo scambio centrale con Brighi, la palla verso Mirko, in area di rigore, Vucinic, il cross, Toni, tira, gol! Pizarro toccherà probabilmente per Mirko Vucinic, barriera a 4 metri circa dall'area di rigore, cross al centro, gol! Luca! Il gol di Luca Toni! Perrotta per il vantaggio della Roma. Tiro di Melessa non trattenuto da Viviano. Arriva di Vucinic. La Roma è in vantaggio. Esattamente al 13esimo. Roma 2, stacco Bologna imperioso del Montenegrino, che è andato a sovrastare Lucio. Ha spedito il pallone sotto l'incrocio dei pali. La Roma è in vantaggio sugli sviluppi del calcio d'angolo. Roma in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. È stato Perrotta che ha tirato il pallone. Roma per la Roma. Genoa 3, Genoa 0, gol di Luca Toni al 14esimo minuto di questo secondo tempo. Roma 3, Genoa 0. Naturalmente Francesco Totti, la rincorsa del capitano, il tiro di gol per Totti, e così parte il tiro di Totti. Grandissimo gol. Roma 3, pari 0, diagonale imprendibile da posizione di Il 3-0. 1-1 tra Roma e Genoa. Il calcio d'angolo. Catania 1, grandissima punizione di Rise, e Roma che si porta in vantaggio quando manca un minuto. Con il cross di Vucinic e il gol di Totti, il vantaggio della Roma. Vantaggio per 1-0 sulla Roma, calcio d'angolo per i giallorossi, parte Pizarro dalla bandierina, Vucinic, il colpo di testa, il pareggio della Roma. Battuto alla sinistra della porta difesa dell'Almirante, Pizarro, il vantaggio della Roma, Bergamo al 19esimo minuto, colpo di testa di Perrotta su cross dalla sinistra, Brighi in minuto e il 46esimo. Siamo nel palla Vucinic, adesso lato corto dell'area di rigore per il Montenegrino, effetto il cross, la conclusione di Cassetti, il gol! Roma in vantaggio! Cassetti, Roma 1, Lazio 0. Questi, signor Moggi, sono i capi di imputazione nei suoi confronti.
Devi leggo. Struttura associativa, strumenti e metodi dell'associazione, il controllo del palazzo, Innocenzo Mazzini, dossier calunniosi ai danni di Della Valle, tentacoli nell'apparato della sicurezza pubblica, metodi e strumenti associativi utilizzati, controllo del settore arbitrale, Massimo De Santis e la Compiccola Romana, il potere sui mass media, l'esercizio monopolistico del mercato calcistico, frode sportiva, sostegno alla società sportiva Lazio, salvataggio della Fiorentina, il ruolo di Antonio Giraudo nel contesto associativo e controllo del palazzo, le collusioni istituzionali, l'attività di elusione e depistaggio investigativo. Vi chiederei una cortesia di non farmi domande, anche perché non ho né la voglia né la forza, mi manca l'anima, mi è stata uccisa. Da domani sarò dimissionario da direttore generale della Juventus e da stasera il mondo del calcio non